Blogos Web Radio. Salve a tutti da Blogos Web Radio. Siamo arrivati alla quarta puntata della rubrica Scruscio, Disturba il Silenzio, sempre in collegamento dal seminario Mafia ed Antimafia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, a testimoniare la nostra avversione nei confronti delle mafie. L'ospite di oggi ai nostri microfoni è Don Pino De Masi, vicario della diocesi Oppito Palmi e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, che ci ha parlato dei rapporti tra Chiesa e mafia e su come la Chiesa può spezzare il consenso e l'omertà mafiosa. Una prima domanda appunto riferita a lei, che è un prete calabrese, sugli ultimi episodi accaduti a Rosarno, che hanno messo in luce, oltre alla logica della paura e l'indifferenza generale delle istituzioni, la 'ndrangheta come dominatrice in ambito politico ed economico. E quello che appunto viene sottinteso, cioè taciuto dall'opinione pubblica, è che la 'ndrangheta ha il suo potere esteso su tutto il territorio nazionale, al di fuori dei confini calabresi, sta dominando appunto sul piano politico ed economico. Come si può evitare uno scontro sociale, ridimensionare il potere della 'ndrangheta? Ah, intanto ecco, devo dire purtroppo che anche la questione immigrazione, la questione di Rosarno, va letta in un'ottica diversa un po' da quella di tutta Italia. È chiaro che il vento che spira in Italia spira anche lì, per cui il problema dell'immigrazione purtroppo in Italia viene visto come un problema di ordine pubblico, quindi viene gestito in termini di sicurezza. Lì a Rosarno c'è stato un motivo in più, c'è stato qualcosa che agli occhi degli altri, del resto del paese, non sempre è facile da capire. Lì viviamo in un territorio dove, io dico, vivono già gli uomini senza diritti. I cittadini calabresi purtroppo non hanno i diritti che hanno i cittadini del resto del paese. Non c'è sanità, non c'è lavoro, non c'è per assurdo territorio, perché il territorio, lo Stato, il controllo del territorio l'ha lasciato in mano alla 'ndrangheta. Allora, in questo contesto di illegalità diffusa è sorto il problema dell'immigrazione stagionale. Chi ha gestito i flussi migratori, chi ha stabilito i prezzi del lavoro nero, chi ha stabilito quando dovevano venire e quando poi dovevano andare via, come quello che è successo appunto a gennaio, è stata la 'ndrangheta. Il tutto è stato funzionale e quindi al sistema della 'ndrangheta. Un sistema che mira a controllare il territorio, un sistema che mira a far sì che ogni occasione diventi produttiva anche dal punto di vista economico. Per cui dietro la gestione degli immigrati, dietro la gestione dei contributi europei a favore dell'agricoltura calabrese, in questo caso dell'agrumicoltura, c'è stata la 'ndrangheta. Allora, io volevo chiederle, considerando i recenti fatti di Sant'Onofrio, la cui Chiesa si è svegliata quest'anno in qualche modo, dobbiamo pensare che esista ancora oggi nella Chiesa del Sud il problema della presa totale di coscienza e quindi di reazione alla mafia come struttura di peccato? Quando parlo di Chiesa, la nozione di Chiesa per me è Chiesa popolo di Dio, ed è chiaro che il popolo di Dio è fatto di persone che fanno parte anche della società civile e che camminano un po' con ritmi l'uno diverso dall'altro. Per cui, ecco, quello che c'è di positivo è che ormai in tutta la Calabria, quindi per grazia di Dio anche nel Vibonese, ecco, la Chiesa popolo di Dio sta prendendo coscienza che la mafia è una struttura di peccato e che non si può essere nello stesso tempo mafiosi e cristiani. E allora quello che è successo a Sant'Onofrio a proposito della frontata si inquadra in questo contesto. Cioè, la frontata a Sant'Onofrio era ormai diventata già da anni un motivo per la delinquenza organizzata di controllare il territorio. Stando alle testimonianze di qualche pentito, pare che sotto la statua di San Giovanni ogni anno andavano a finire quelle persone che nel corso dell'anno erano state, tra virgolette, battezzate, cioè avevano fatto il nuovo ingresso nelle cosche mafiosi. Era questo un segno di potere per la mafia, un segno di dimostrare alla gente di Sant'Onofrio che il controllo del territorio era nelle sue mani. La reazione da parte della Chiesa dunque è stata provvidenziale, e il fatto che
che l'Ndrangheta, le cosche di Sant'Onofrio abbiano reagito sparando colpi di pistola contro la casa del priore della congrega che un po' cura l'organizzazione dell'affrontata, è segno appunto che è stato centrato il discorso e che l'Ndrangheta si è sentita appunto diciamo abbandonata per così dire dalla Chiesa e ha dovuto reagire per dire ancora noi esistiamo, ma l'affrontata non è stata fatta, la gente si è schierata con la Chiesa e allora è segno che quando la Chiesa agisce in un determinato modo, quando la Chiesa in tutti le componenti si dimostra fedele al Vangelo, ha da guadagnare e non da perdere. Credo che l'episodio di Sant'Onofrio, come tanti episodi che sono successi in questi anni nelle varie chiese del sud, stiano qui a dimostrare che è giunto il momento che la Chiesa non ha paura neanche dell'Ndrangheta, vuole assumere il suo ruolo profetico di annuncia, di denuncia e di rinuncia ai privilegi. Bene, un'ultima breve domanda. Che ruolo hanno la ritualità, la simbologia e la terminologia religiosa all'interno dei meccanismi delle mafie? Ma diciamo che le mafie hanno assunto proprio nel loro linguaggio, nei loro costumi, la ritualità propria religiosa. Si parla di battesimo, si parla di santo protettore, si parla di bruciare l'immagine del santo per fargli fare il passaggio, tutta una serie di ritualità ecco, che hanno preso a prestito dalla religiosità popolare. Credo che storicamente ecco, questo sia dovuto al fatto che il mafioso sin dal primo momento ha visto nella religione l'aspetto un po' che poteva essere a lui utile appunto per assumere una posizione strategica rispetto alla gente, cioè in fondo ecco, la Chiesa ha un ruolo in negativo, qualcuno dice di potere, non nei confronti della gente, noi diciamo in positivo, ha un ruolo di indirizzare le coscienze, di aiutare la gente a formarsi una cultura sui valori positivi. Allora questi mafiosi l'hanno capito sin dal primo momento e in un certo senso volevano far apparire le associazioni ndranghetistiche come espressione dell'essere Chiesa, per assurdo. L'intervista è stata curata da Giusy Gullo e Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.blogos.it.